Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti. Con questa strana modalità, questa sera presentiamo il libro di Gilberto Scudieri, Mantova Docet, che è una gustosissima raccolta di aneddoti di vari personaggi più o meno illustri che, bene o male, sono passati per la nostra città. E è singolare notare come una città relativamente piccola come Mantova, che da sempre sembra quasi compiacersi del suo isolamento, sia diventata nel corso della sua lunghissima storia un'incredibile crocevia di destini. Perché in questo libro passiamo da Buffalo Bill a Shakespeare, a Mozart, alla principessa Sissi, ne ha più ne metta, non solo scrittori illustri, ma scrittori illustri arrivati magari per il Festival Letteratura negli ultimi 20 anni. E quindi io partirei chiedendo a Gilberto da dove gli sia partita l'ispirazione di mettere insieme tutto questo, questa specie di galleria di VIP che hanno attraversato oltre 1.000 anni di storia. Non ho proprio avuto nessunissima ispirazione. Come ho già detto, è tutta colpa di Davide Bregola, che è il curatore della nuova collana che accoglie il libro, il quale un giorno mi ha detto: "Ascolta, ma non hai delle cose nel computer, articoli già scritti o da rielaborare o qualcosa di nuovo da mettere insieme?" E questo è accaduto in agosto. E in novembre è stato pubblicato il libro, per cui è stata, diciamo, poca fatica da parte mia, se non quella di assemblare cose già fatte o che anche inediti che avevo, e così è stato fatto il libro in poche parole. Quindi non c'è stata ispirazione, e neanche lavoro duro, perché erano cose che avevo appunto già nel computer. Sì. No, è interessante notare come appunto si riesca, seguendo comunque sempre una specie di filo logico, di filo logico che è quello della mantovanità, e solo chi è mantovano lo può capire, si riescano a collegare dei personaggi tra di loro che definire i più disparati è riduttivo, perché passare, come dicevo, da Buffalo Bill, se vuoi raccontare anche l'episodio di quando venne col suo circo a Mantova ai primi del Novecento. Addirittura, e poi ci arriviamo al lavoro di esegesi che è stato fatto per cercare di stabilire quasi le origini occulte di Shakespeare, che è uno degli aspetti del libro che mi ha colpito di più. Insomma, ce ne sarebbe da dire. Stiamo parlando partiamo da Buffalo Sì. Bill. Ma va bene, ma volevo dire che è stato, diciamo così, costruito con libere associazioni freudiane in qualche modo. Ad esempio, non so, parlando della pizza, perché durante il Festival Letteratura c'è stato uno che è stato invitato, che ha parlato della pizza, della Quattro Stagioni. Il passaggio successivo è stato a Vivaldi a Mantova, quindi Le Quattro Stagioni pizza è abbinato all'opera di Vivaldi. E questo, insomma, un pochino sempre, ecco. Quindi si è partito, non so, da, ecco, Buffalo Bill. Dopo Buffalo Bill c'è il Circo Barnum. Il Circo Barnum non è mai stato a Mantova, però c'era una connessione, perché ha parlato del Circo Barnum su una scrittrice mantovana, che è Edgarda Ferri, in un suo libro intitolato Le Imperfette, uscito, mi pare, l'anno scorso, 2 anni fa, e quindi c'era questo aggancio di mantovanità. Per quanto riguarda Buffalo Bill, lui è venuto proprio, oggi è il 17, Sì. no, lui è venuto, scusa, il 17 di aprile del 1906, ed è stato uno spettacolo che alcuni nonni, almeno i nonni della mia generazione o di quella precedente, ricordano in qualche maniera. Ricordano quando Buffalo Bill è venuto a Mantova con il carrozzone, con gli indiani, eccetera, eccetera. Insomma, era uno spettacolo, ma è bellissima la intuizione di Mark Twain, che dice: "Assolutamente nulla di inventato." Insomma, aveva già capito tutto di come funzionava lo star system, cioè tutto falso e tutto ugualmente vero. Poi, no, continua tu con le tue domande, Sì. non voglio mica fare Buffalo vari Bill, cerchi. ripensando anche alla canzone di De Gregori, è un personaggio che a me ha sempre dato l'impressione di aver saputo, prima di altri, capitalizzare la sua fama e il mito che si era creato. Cioè,
Cioè, ha saputo crearsi il mito per poi metterlo a frutto e monetizzarlo, secondo me. Questa è l'impressione. Non essendo, non sono un profondo conoscitore dell'epopea del West, lo ammetto, però studiando e leggendo sulla storia, diciamo, del personaggio Buffalo Bill, diciamo che è uno che ha saputo essere un abilissimo imprenditore di se stesso ante litteram. Senza dubbio, ma era così lo spirito, diciamo così, dei pionieri americani. Noi abbiamo un'immagine distorta dell'epopea del West attraverso i film western, ma naturalmente c'era anche il business, e quindi il business non si faceva all'ovest nel West, ma si faceva all'est, e si faceva in Europa. E quindi Buffalo Bill è stato capace di piantare su uno spettacolo grandioso e di portarlo in giro per il mondo, praticamente, come aveva fatto Barnum, che era, diciamo così, un suo concorrente, se non sbaglio, era stato anche un suo datore di lavoro. Quindi gli Stati Uniti hanno saputo costruirsi dal nulla, inventandosi forse anche il loro mito. È una nazione nata basandosi sull'etica calvinista dell'autoaffermazione dell'individuo, e poi quando si è trattato a un certo punto di, essendo privi di storia, vendersi la propria storia, hanno saputo farlo molto bene attraverso il cinema e la letteratura western. Beh, sì, l'aggancio con lo spirito del capitalismo di Max Weber calza, anche se poi loro erano puritani e chissà di quante altre sette religiose, insomma. Comunque sì, il business favorito dall'etica protestante più che da quella cattolica, che invece un pochino la deprime. Questo almeno è quanto io penso, ecco. Assolutamente, concordo perfettamente, perché loro sono proprio la personificazione di tutto quello che abbiamo appena detto, una perfetta sintesi tra una costituzione basata sull'illuminismo e appunto quest'etica protestante del lavoro, del profitto, e appunto della realizzazione dell'individuo attraverso anche il costruire una ricchezza. Comunque, tornando a Mantova... Grandi linee, sì, ok. Per grandi linee, sì. No, dicevi, tornando a Mantova... Torniamo qui, dai. Tema che sarebbe vastissimo e potremmo star qui fino a domani mattina. No, tornando a Mantova, adesso ti faccio cavar fuori l'episodio che a me ha colpito di più, che è appunto quello di Shakespeare. Sì. Perché da sempre, allora, amo la letteratura inglese, amo Shakespeare, e ricordo una polemica scaturita una trentina d'anni fa, quando Gheddafi, tra le sue tante sparate, cercò di dimostrare addirittura l'origine libica di Shakespeare. Qui tu in qualche modo, non dico che hai calcato le orme, ma insomma... No, non sono stato io, è stato questo autore Covarrubias che ha creato un certificato di nascita di Shakespeare come Giovanni Pepe, nato nella corte dove poi è nato Baldassare Castiglione, in poche parole. E quindi comunque Shakespeare, i natali di Shakespeare naturalmente sono là in Inghilterra, nel paese là, Onapo, non mi ricordo più come si chiama, però sì, comunque Camilleri ad esempio diceva che era nato in Sicilia. Insomma, i natali di Shakespeare, l'invenzione non ha limiti, in poche parole. Però questo Covarrubias è stato abbastanza geniale, insomma, ha congegnato tutto, l'ha fatto nascere come figlio di un guantaio, da qualche parte c'è un quadro con l'uomo del guanto, insomma, ha architettato tutto molto bene, naturalmente è tutto falso. Quindi, e poi c'è sempre quella, come dire, punto di domanda, ma Shakespeare come faceva a conoscere Mantova e Verona così bene, o Messina, se non c'era stato. O Venezia. Probabilmente aveva degli amici, degli informatori, aveva letto qualche cosa, insomma. Però naturalmente è molto preciso nel... Ma adesso, ad esempio, quella questione lì della bottega dello speziale dove Renzo venne a... dove Romeo, scusa, venne a prendere il veleno, l'invenzione mantovana era che era nel sottoportico dei lattonai, poi qualcuno dice in vicolo Scala. Adesso recentemente, leggendo una vecchia gazzetta degli anni 50,
era vicino alla chiesa di San Francesco, quindi l'invenzione non ha limiti, solo che mentre i veronesi sono stati astutissimi nel far fruttare Giulietta, noi non siamo stati altrettanto bravi a sfruttare questa cosa qui, insomma. Cioè, sì, abbiamo rimediato con la casa del Rigoletto, che è un'altra cosa, insomma. Non è... Non è, ecco. Era più che plausibile che a Mantova, che fosse il sottoportico dei Lattonai, che fosse via Scalo, che fosse appunto vicino a San Francesco, era più che plausibile che all'epoca esistessero botteghe di speziali, per cui... Certo. Non credo che da questo punto di vista occorresse un grande sforzo creativo, non, anche perché comunque non è che ci sia una descrizione poi accuratissima della morfologia, della toponomastica, della città stessa di Mantova nella tragedia, quindi non è che semplicemente Romeo viene a Mantova. C'è una descrizione particolarissima della bottega dello speziale, con esatto. Tutti i vari serpenti, compagnia bella, coccodrilli imbalsamati... però ovviamente nulla sulla toponomastica, e quindi ecco, hai detto la parola magica, sempre seguendo questo filo di associazioni libere freudiane, hai detto la parola magica coccodrillo. Sì. Mantova è una città che di coccodrilli imbalsamati ne ha parecchi, perché certo. C'è quello del liceo classico, c'è quello del che mi pare fosse stato abbattuto da Giovanni Acerbi quando era console in Egitto. C'è quello del Museo Diocesano, addirittura nel Museo Diocesano ce ne sono anche due, e poi c'è quello più famoso, il coccodrillo dei coccodrilli, ovvero quello delle Grazie. Certo. E anche qui tu racconti la storia. Ma lì, adesso non ricordo più, mi sembra di raccontare la storia legata ad Arbasino. Esatto. Il quale Arbasino, su Panorama, se non sbaglio, raccontò la storia che il coccodrillo era nel lago superiore, che mangiava i bambini, eccetera, eccetera, insomma. Quindi gli ho scritto e lui mi ha risposto e mi ha detto: così me l'hanno raccontata, e io l'ho ripetuta, insomma, in qualche modo. Naturalmente sui coccodrilli si è scritto molto, ci sono stati dei saggi, insomma, si sa da dove provengono, ecco. Dal Nilo, e erano, come dire, il simbolo, nel Santuario delle Grazie sono il simbolo del male, e quindi sono appesi là, appeso là. Tra l'altro io l'ho anche preso in mano, questo coccodrillo, è completamente vuoto, è soltanto pelle con dentro paglia, e quindi pesa, non so, 5 kg, una cosa di questo genere, cioè è leggerissimo. Non è imbalsamato, è impagliato, cioè la pelle, e l'ho tenuto in braccio, diciamo, quando lo hanno restaurato, se così si può dire, credo, non so, 15 anni fa circa. Mi ricordo. Questo genere. Sì, insomma, questo qui è un altro dei... Poi mi sembra anche che abbia un nome, ma mi sfugge questo nome qua. Non so se sia Firmino o... Insomma, gli hanno attribuito un nome al coccodrillo delle Grazie. Poi non so se nel libro parlo anche dell'ippopotamo, dove c'è sopra la mummia di Passerino Bonaccorsi. Sì, non mi sì. ricordo più perché li ho messi insieme. Ne parli, te lo confermo. Ce n'è di tutti i tipi, ce n'è, quindi qualcosa mi sono dimenticato, qualcosa aggiungo a voce, non lo so, insomma, prendetelo così con beneficio di inventario, come si suol dire. Sì, anche la storia dell'ippopotamo è fantastica, no? Questa allegoria dei Gonzaga, di Luigi Gonzaga, che prende il corpo di Passerino dissanguato e lo mette sopra una pelle di ippopotamo. Quindi no, l'allegoria è come l'ippopotamo è il simbolo della sanità, perché si autoinfligge delle ferite sfregandosi con le canne che ci sono nel Nilo. Così lo Stato, per sua sanità, ha diritto di spargere sangue del nemico per il benessere del popolo, in qualche modo. No? Quindi è un'allegoria questa qui notevole. Poi io nel libro scrivo che è stato buttato via dall'ultima duchessa o dalla penultima,
Ma forse non è vero, forse quella lì è la storia, diciamo, romanzata, perché il libro è, diciamo così, è molto, cioè non c'è scientificità storica in poche parole, è scritto da un giornalista, io non sono uno storico, amo gli aneddoti e l'aneddoto è proprio il contrario della storia, in poche parole. La Sì, storia esprime gli aneddoti e si rifà ai documenti. E soprattutto lo storico interpreta. Io riporto l'aneddoto tale quale. È come Dante a Mantova, no? Dante a Mantova non è mai venuto. Cioè, è così una supposizione. Perché? Perché il curatore del libro, in cui si dice me esistente in Mantua o cose di questo genere, si voleva rufianare Isabella d'Este, quindi ha sostituito Verona con Mantova, in poche parole. Anche perché tutta la questione delle acque e terra non è compatibile con quanto c'è scritto sia nel Paradiso, sia nell'Inferno e sia nel Paradiso. Sono teorie, non so come chiamarle, insomma, scientifiche che assolutamente non coincidono e che sono posteriori alla supposta venuta di Dante a Mantova nel 1319. Non è mai venuto, non è mai. Però anche lì, cosa vuoi, me esistente in Mantova, se è scritto, se il curatore l'ha scritto, degno di fede, ma mica tanto, insomma. Insomma, anche allora c'erano delle fake news, come si suol dire, e venivano fatte per ingraziarsi il potente, per avere un posto, per carriera, per cose di questo tipo, insomma. Come adesso, tale quale, insomma. Solo che adesso all'epoca forse era scopriamo quasi persino più niente. facile crearle. Come dici? All'epoca forse era persino più facile crearle, perché io da viaggiatore posso dire che forse gli inventori delle fake news e della propaganda sono stati gli antichi egizi. Mi Certo. ricordo il tempio di Abu Simbel, dove vengono celebrate le vittorie di Ramses II sugli Iscos, mentre in realtà sappiamo benissimo che nella battaglia di Katesh ha preso una sonora batosta, quindi già 3.000 anni fa diventava per fini propagandistici qualsiasi cosa potesse far Sì, comodo al potere di ti turno. ringrazio per avermi erudito un pochino perché non conoscevo questa storia. Però non Sì, avendo quindi agganci con Mantova non posso metterla nel insomma, futuro Mantova libro comunque se ci con sarà. l'Egitto ha un forte legame, perché se pensiamo a Giovanni Acerbi, che è stato un personaggio, Ah, beh, certo, bravo. Sì. insomma, gli altri coccodrilli che abbiamo a Mantova sono stati quelli che ha catturato lui. No, l'unico che ha lasciato forse la nota stonata in questo libro è Dickens, che di Mantova invece ha parlato malissimo. Sì, ma lui era così, in qualsiasi posto fosse andato avrebbe fatto la stessa cosa. Cioè, il mondo di Dickens è Dickens Land, e quindi lui ha trasformato tutto, insomma. Cioè, lui amava i giganti ci sono in alcuni suoi romanzi, o comunque in uno sicuramente, e quindi vedendo queste cose qua si è inventato quello che poteva inventare Dickens, insomma. Comunque non è mica l'unico a cui non piacciono i giganti, ce ne sono anche altri. A me personalmente non dispiacciono, però insomma, tra il manierismo di Giulio Romano e, come dire, la Camera degli Sposi di Mantegna, c'è un abisso in qualche maniera, no? Anche se poi Mantegna, ti vedo scettico, però anche se Mantegna, dal punto di vista artistico, ha fatto tantissimo, Giulio Romano ha fatto molto di più dal punto di vista proprio. Insomma, lui era il sovrintendente di Mantova, quindi ha tramutato la città che vediamo oggi noi è in buona Esatto. parte dovuta non a Mantegna ma a Giulio Romano, insomma. Diciamo Però che ogni artista è anche in qualche modo figlio del suo tempo. Mantegna è arrivato a Mantova, ha fatto ciò che doveva fare, l'ha fatto divinamente. Giulio Romano era forse anche un personaggio un po' particolare, perché è arrivato a Mantova con una storia particolare alle spalle, e comunque nel momento in cui gli è stata data carta bianca, come giustamente dicevi tu, è il Deus ex machina della Mantova che vediamo oggi. Cioè, sì, nella sicuramente sua sì. storia, tra virgolette, recente, perché
trattandosi di una storia millenaria, possiamo dire forse gli ultimi 500-600 anni, la storia recente. I due che più hanno trasformato Mantova sono stati Francesco Gonzaga, quando ha praticamente creato Piazza Sordello, demolendo le due chiese che c'erano prima, e poi Giulio Romano. Quello che ci ha lasciato Giulio Romano è sotto gli occhi di tutti, è la Mantova che vediamo noi oggi. Poi è logico che, come dicevo prima, bisogna contestualizzare, perché comunque la parte forse dell'opera di Giulio Romano più così appariscente, quella che comunque colpisce tutti e che conoscono anche i bambini, è Palazzo Te, e sappiamo con che finalità è nato Palazzo Te. Quindi c'era anche volutamente il gusto dello sbizzarrire, dello stupire, cioè un po' perché doveva ospitare appunto la signora Boschetti, e un po' anche perché comunque si attendeva l'arrivo di Carlo V, e quindi bisognava darsi anche un certo lustro, una certa immagine. Soprattutto forse quello, forse l'arrivo di Carlo che poi ha elevato il Marchese a Duca. Nel libro scrivo della partita tennis l'hai letto. Te lo confermo, sì. No, sei uno dei pochi che mi intervista che l'ha letto, perché alcuni mi intervistano, ma secondo me... Io se devo presentare un libro, prima lo leggo, cioè... No, ma scherzo. No, è interessante questa cosa qui, no, che si dice che... Ma anche lì, secondo me, è una fake news. Cioè, non puoi, tu che aspiri a diventare duca, battere quello che poi ti nominerà duca. E quindi, esatto. Secondo me, anche lì, a posteriori, si sono inventati questa cosa qui. Se ha giocato, allora il Marchese poi duca ha perso, ha voluto perdere. Sì, se invece è vero, ha avuto del coraggio. E comunque si dice che abbia... spillato l'imperatore un sacco di soldi dell'epoca, insomma, diverse migliaia di euro d'oggi. E se ha fatto così, intanto l'imperatore aveva del savoir-faire, era de Coubertin, diciamo, e il marchese poi duca sapeva giocare a tennis bene, insomma, che altro dire? Oddio, quando si parla di Carlo V, ricordiamoci sempre che si parla di un tizio che a 20 anni era sovrano di un regno su cui non tramontava mai il sole. Si è trovato a gestire la riforma protestante, e ha attraversato una delle fasi più caotiche della storia europea, appunto il 500, l'ha fatto a mio avviso bene, se vogliamo vederla dal punto di vista puramente storico, per cui penso che potesse anche permettersi, diciamo, di perdere una partita tennis a Palazzo Te. Allora è probabilmente così. Se vogliamo anche in stillo così qualche dubbio rispetto a tutte queste cose qua. Anch'io la storia, però, diciamo, però gli storici, vedendo il personaggio nella sua globalità, vedendo chi è stato Carlo V, cosa ha fatto, il periodo storico attraversato, è un ci può stare. Esatto, se lo poteva permettere. Che la partita tennis l'ha vinta il Federico II. L'ha vinta Federico II. Da questo momento è assodato che l'ha vinta Federico II. Anche perché poteva concedergli una partita tennis e poteva anche togliergli tutto quello che aveva con uno schiocco di dita 10 secondi dopo, quindi... Ah, sicuro. Assolutamente, quindi... Sicuro. Invece, ecco, mi aspettavo di trovare... Io ho divorato il tuo libro aspettandomi di trovare qualche riferimento ad Aldous Huxley e invece non c'era. Guarda, mi dai una notizia, perché non... è stato a Mantova Aldous Huxley? Aldous Huxley è stato a Mantova. L'ho scoperto tanti anni fa leggendo alcuni suoi racconti in cui raccontava dei suoi viaggi in Italia e ha attraversato anche Mantova. Sì. Mi pare che ne parli sia nel romanzo Foglie secche che nel racconto Il piccolo messicano, se non ricordo male. E... è citato anche a Palazzo Ducale, dove ci sono le frasi celebri di tutti i VIPs storici che sono passati per Mantova, è citato anche lui. Essendo uno dei miei scrittori preferiti, speravo venisse citato. Mi
mi dai una notizia, vedi? Io mi definisco un Adesso, ignorante. adesso devi fare una seconda edizione, aggiungere un capitolo, eh? Adesso dillo Bregola e... Io come tu, come tutti i giornalisti, sono ignorante, non c'è niente da fare. No, Io come considerazione no. invece la cosa che avevo scoperto, si fa per dire, è quella di Ezra Pound. Di Ezra Pound che, guarda, però non ho trovato nessun documento, una supposizione, però che lui conoscesse una grida dei Gonzaga e che conoscesse anche il fatto che Francesco II aveva vinto una corsa di cavalli, un palio, secondo me lui è stato a Mantova negli anni 30 ed è andato in archivio di Stato. Quindi bisognerebbe andare in archivio di Stato a vedere se ci sono ancora, come dire, le presenze di quell'epoca lì. Sì. Però credo benissimo che Ezra Pound sia stato amato negli anni 30, insomma. È un Oddio, da verificare, diciamo. Ezra Pound ha vissuto a lungo in Italia, poi anche dopo tutti i vari processi, eccetera, eccetera, è stata una vita a Venezia. Non parliamo di ere geologiche fa, parliamo degli anni 50, Sì, quindi nulla gli appunto, Venezia impediva nel comunque. 72, è là sepolto insieme a Elenio Herrera e ad altri nel cimitero di Santa, come si chiama, scusami, nel cimitero di Venezia, insomma, nell'isola, mi sfugge adesso il... Anche a Civera me, però comunque nulla, nulla. Clemente. Mantova la conosciamo bene, Venezia un po' meno, si fa per dire. Comunque nulla gli impediva negli anni 50 o 60 di essersi preso il suo trenino e essersi venuto a fare un giro a Mantova a No, no, consultare. lui però se è venuto, è venuto negli anni 30, perché i suoi riferimenti sono se non sbaglio, del 37, quindi se è venuto, è venuto qui nel 30, 35, giù di lì, insomma. Però lui già circolava qui, insomma. Dopo sì, dopo che l'hanno liberato là dal manicomio americano, è sbarcato a Genova, poi dopo si è ritirato. Non ricordo più se prima era a Rapallo, poi a Venezia, insomma, poi è rimasto a Mantova scusa, in Italia fino alla fine. Sì. Cosa dire? Niente. La cosa che mi viene da aggiungere è quella. Io consiglio di leggere il libro di Gilberto Scudieri perché io l'ho letto divertendomi da appassionato di storia di Mantova, perché comunque ci sono dei riferimenti culturali anche comunque molto profondi. Dietro, nonostante sia tutto scritto con un tono apparentemente leggero, sembra una chiacchiera da bar questo libro. Sì, è così, Fondamentalmente, che è più o così. meno quello che stiamo cercando di riprodurre noi adesso in questa strana modalità che, È così. scusate, ma io non riesco ad abituarmici. E il libro di Gilberto Scudieri mette insieme appunto dei riferimenti culturali estremamente ben documentati, estremamente profondi, però te li mette lì con una leggerezza appunto che è un certo senso dell'umorismo, per cui questo libro tu quando inizi a leggerlo non lo molli più. Sia se sei mantovano ancora di più, perché comunque cerchi tutti i tuoi riferimenti e tutta la tua storia personale e ti rivedi in questo libro. E, ripeto, a me è piaciuto molto per questo. L'ho divorato perché appunto mi sono divertito a vedere sia i riferimenti storici e l'aspetto, quello diciamo più, tra virgolette, leggero, godereccio, enogastronomico, perché si parla Ah, anche di sì. Alberto Sordi. Si parla, insomma, È un libro scritto così, facile, ecco. È per tutti. Non ho cercato di usare parole difficili, quindi il tono è molto discorsivo. Sì, sono storie amene, diciamo, almeno Però nella soprattutto è storia. interessante come di ogni personaggio famoso, soprattutto quelli più recenti, per esempio appunto Alberto Sordi, ci sia reso conto dettagliato di ogni menù. Beh, e lì, allora, intanto, quando c'era Alberto Sordi sono andato a, no, non l'ho conosciuto, ma sono andato a vederlo, che era lì all'Ariston. E poi mi sono documentato con i giornali. Invece con Salman Rushdie, quello sì, quello proprio gli sono stato proprio attaccato per diverso tempo.
adesso non dico ore, ma comunque sicuramente per un'ora in tutti i suoi giri. Infatti ero stato preso di mira dalla security, che mi faceva domande, ma lei chi è? Domande trabocchetto. Sì, perché all'epoca viveva sotto protezione, quindi. Era sotto protezione. E la cosa che poi dico nel libro, racconto nel libro, è questo veramente incontro epico tra lui, tra Rushdie, tra Salman, e McEwan. Proprio è stata una cosa incredibile. E un altro incontro invece di sempre di Salman a Palazzo Te con quello della Delphi, Giuseppe Grasso. Bravo, l'hai detto tu, mi era sfuggito, Calasso. E lì veramente, quando Calasso l'ha visto, gli si è avventato contro, è stato bloccato dalla polizia, è stato bloccato dalla polizia. E lui si è proprio svincolato, una scena incredibile, si è svincolato dai poliziotti per andare. Allora, quando Rushdie ha visto che la scena, è stato lui ad andare ad abbracciare Calasso. Sono cose come che rimangono impresse nella memoria e che poi magari la memoria sviluppa, insomma, travisa in qualche maniera, insomma. Travisa no, travisa è troppo, però la memoria è incredibile come si trasformi nel tempo. Però sono convinto che questi due incontri siano stati notevolissimi, insomma. Anche perché si è visto, come dire, un mondo della letteratura, insomma, diverso dal solito. Diverso dal solito nel senso proprio rapporti personali di stima, ecco, di amicizia. Quindi sono rimasti particolarmente impressi li ho riportati nel libro, insomma. Infatti io da adesso tu parlavi della memoria e io posso dirti da scrittore dilettante, comunque so che scrivere spesso è proprio uno stimolo a recuperare la memoria e in qualche modo a cristallizzarla. 9 volte su 10 è il mio caso, ma questo penso che valga per moltissimi scrittori di narrativa. Nel momento in cui si decide di buttare giù una storia e ci si mette dentro una parte di sé, in qualche modo comunque si fissa la propria memoria, si rielaborano i propri ricordi personali e magari ci si sovrappone sopra una trama per esigenze narrative. Però comunque una delle prime molle che spinge secondo me a scrivere è anche proprio quello, in qualche modo un cercare di recuperare, di cristallizzare la propria memoria. Parlando di scrittori, ti cito un altro nome che a me piace moltissimo, Ed McBain, famoso, sì. Pochi non lo sanno, scrisse la sceneggiatura degli Uccelli rubando, sì, il posto a Richard Matheson, sì, perché questo pochi lo sanno. Originariamente Hitchcock contattò Richard Matheson per la sceneggiatura degli Uccelli. Richard Matheson all'epoca giovanissimo esordì dicendo a Hitchcock: io non farei vedere troppo gli uccelli, e Hitchcock gli disse di accompagnarli, di appiarsi verso la porta, e chiamò Ed McBain per scrivere nella sceneggiatura. Che poi mi sembra che si firmò con un altro nome, non con, sì, Ed McBain. Aveva moltissimi pseudonimi. Noi lo conosciamo come scrittore di gialli, io ho moltissimi gialli Mondadori d'epoca ereditati dai miei, di Ed McBain. Certo. Quindi insomma vederlo citato, non sapevo nemmeno che fosse passato per Mantova e l'ho scoperto il prezzo di polizia 87, non mi ricordo più il numero Prospero Antonesimo di Stretto, sì. Vado a memoria. No, lui è stato una presenza discretissima, dolce, con la moglie appena sposata a Venezia, si è messo lì in un cantuccio a Casabella perché lo sponsor era Casabella, e è rimasto lì e aveva pregato di non fargli delle domande, di lasciarlo tranquillo, no? E quindi poi l'ho salutato, lui mi ha detto una frase di circostanza, e quindi mi ha fatto un'impressione notevolissima, insomma, di persona buona, di persona
stride anche con quella che è stata la sua opera letteraria, perché infatti tu ne hai dato un ritratto umanissimo, bellissimo e della mitezza fatta persona di uno scrittore invece di romanzi polizieschi anche abbastanza crudi. Quindi questo mi ha colpito. Sicuramente, insomma, mi è rimasto impresso anche lui, non come quelli che ho citato prima, Salman e compagnia bella, ma come persona estremamente, poi sai, forse anche che aveva già una certa età, forse era già ammalato, chi è che lo sa. Io l'ho trovato una persona così, molto, era in disparte in un angolino, nonostante fosse il suo, come dire, l'ospite, e basta, l'ho raccontato così in maniera tenera, non so dire altro, insomma. No, diciamo che è stato un bellissimo libro. Ora mi fai domande sul libro, io il libro non me lo ricordo più, magari dico delle cose che dentro non ci sono. Sì, sono io che faccio la tua memoria storica del tuo libro, quindi. Se l'hai letto più di recente, ne sai meglio tu di me. Vabbè, l'ho letto la settimana scorsa, quindi non è che... Tutto si somma, tutto si accavalla, alla fine non... Magari qualcosa è rimasto fuori che secondo me c'è, invece non è vero, insomma. Sai, adesso è meglio forse che ci fermiamo proprio per non spoilerare, proprio per invogliare la gente a leggerlo, perché comunque, ripeto, certo. il mio obiettivo, se sono qui, è per venderlo. Perché ovviamente, come tutti, c'è qui l'editore che lo sto mandando in rovina, in poche parole. Sì, sta puntando una pistola alla tempia, lo so, anche perché poi ci sono tutte le copie che bisogna... Sappiamo benissimo come funziona. No, io... Ecco, è un libro che da mantovano invito tutti i mantovani a leggere, perché comunque è un modo di vedere Mantova diverso dal solito, dove si possono fondere sia appunto la storia di Mantova, quella che tutti conosciamo, quella gonzaghesca, quella dei fasti appunto del periodo dei Gonzaga, e anche dei fasti del periodo austriaco, perché comunque si parla anche della principessa Sissi e così via. E dall'altro a farlo anche con quella leggerezza, quella bonomia anche della chiacchiera da bar che può emergere magari così tra le righe, ma neanche tanto tra le righe, scoprendo magari anche degli aneddoti che sui libri non ci sono. Perché c'è qui l'editore con la frusta che mi dice guarda qua che mi dice mostra il libro. Allora io devo... L'editore domattina passo mi offrirà un caffè, spero. Devo. No, insomma, dai, ci siamo un pochino divertiti. Ma hai detto tre quarti d'ora, mancano ancora 4 minuti. Se vuoi sfruttarmi, voglio dirti a caso, se mi viene in mente qualcun altro, ti interrogo, vediamo se sei preparato. Sì, dai. Mi hai parlato di Donovan, il cantautore Donovan. Chi è? Donovan. Ah, Donovan, bellissimo, perché aveva tutte le unghie laccate, no? Tutte le unghie laccate, e io dicevo, ma guarda che tipo che si è laccato le unghie. E non avevo capito che invece era per rinforzarle, per suonare la chitarra. Vedi io lo so perché ho molti amici chitarristi e quindi so che lo fanno, quindi non lo sapevo assolutamente. Così. Hai parlato dei famosi missionari giapponesi nel 500, i primi giapponesi arrivati a Mantova. Sì, quello lì ne aveva scritto, molti hanno scritto, a cominciare da, mi pare, Don Berselli. E quindi ho ripreso questo episodio qui, questi giapponesi che poi giravano, sono venuti a Mantova, poi o prima o dopo erano andati a Milano, insomma. Bello anche il ritratto che dai di Raffaello e di Baldassar Castiglioni, i due influencer antelittera. Ah, influencer, sì. Lì ho interpretato a modo mio, insomma. Comunque penso effettivamente che fosse così, insomma. Sì, in effetti erano due personalità tali che è lecito sospettarlo, ecco, diciamo. Sì, insomma, qualcuno avrà cercato di prendere da loro, di imitarli, non lo so, insomma. Però... No, chiudiamo in bellezza con D'Annunzio e con le rane. Le rane, sì, che lui era venuto per sentire, gracidare le rane.
E quindi in quell'occasione le rane non cantavano, non si sa bene il perché, e lui rimase affranto. Allora scrisse alla sua amante di turno: "Ma le rane mantovane non cantano, sono disperato." Lo terrò buono per qualche mia ex eventualmente. Io posso dire una cosa, purtroppo ho 48 anni e io le rane nei laghi non le ho mai sentite. Beh, io che sono, ne ho 20 più di te abbondanti, no, forse le ho sentite io nelle paludi che c'erano nei primi anni 60 in Valletta Paiolo. In Valletta Paiolo c'erano ancora delle paludi nel 60-61, e quindi c'era magari un condominio, tu scendevi e trovavi il bugno, la palude con le canne e quindi con le rane. Io le rane Poi le ho sentite appunto al Trincerone, le ho sentite nell'oasi Lago Paiolo, diciamo, ma mai nei laghi, non perlomeno dove si aspettava di sentirle dal Nunzio. ah, beh, certo. Quello No, non le adesso io ho so. fatto confusione, ho citato Valletta Paiolo, ma nei laghi non le ho mai sentite nemmeno io. Infatti anche Direi che perché. sì, tornare indietro di... Beh, d'altra parte, se pensi che c'erano i ranari, andavano a prendere le rane e poi dopo se facevano la frittatina o il risotto, o che so io, insomma. No, Quindi... lo so, anche perché sono nato nel quartiere Fiera Catena, sono nato in via Tiglio Mori, mi ricordo quando c'erano appunto gli ortolani di Corso Garibaldi, se ti ricordi, li chiamavano i ranari. Era, no, non mi ricordo, però, Sì, c'erano i ok, chioschi in Piazza dei Mille, mi appunto, fido. e li chiamavano i ranari. Oltre Era è nana. rimasta l'osteria ai ranari poi, Sì, quindi. quello sì, quello sì, quello certo. Va bene, noi abbiamo fatto, tra un po' c'è il coprifuoco, mi tocca andare a casa prima che mi arrestino, eh. Sì, infatti prima, Quindi... onde evitarti spiacevoli conseguenze penali, Grazie. niente, io saluto tutti e ringrazio tutti per aver avuto la pazienza e la bonomia di ascoltarci e di sopportarci. E ancora una volta ribadisco, leggete questo libro, sia che siate di Mantova che veniate da fuori, perché comunque è un modo anche di scoprire la città in una chiave di lettura diversa. E siccome Mantova è una città che è un po' come la punta di un iceberg, se si inizia a scavare non si finisce più. Questo è un modo anche questo di scoprire qualcosa di Grazie, nuovo. grazie. Spero di arricchirmi con le royalties. Sai che ho strappato un contratto favoloso. Vabbè, ricordati Adesso di me e dillo anche al tuo va bene. editore, così. No, ti ringrazio molto. Ci Niente, è mettiamo in stato un sociale. piacere. Grazie a tutti. Saluto a tutti, grazie a tutti, buona serata, buon Buonasera. proseguimento Speriamo domani magari di rifarla in una modalità diversa come siamo abituati, ok? Sì, vediamo un Speriamo. pochino. Va Speriamo. bene. Ciao a Allora, tutti. grazie ancora, grazie a tutti. Intervengo io soltanto per salutare tutti. Non mi sono presentato prima, però ecco, più o meno quelli collegati già mi conoscono, però visto che andremo anche poi su Facebook, è giusto farlo. Io sono Valerio Pellegrino, bibliotecario, uno dei bibliotecari appunto di Marmirolo. Grazie per aver partecipato. Questo era il primo appuntamento di Mantova in salotto, ne faremo altri due. L'altro sarà il 31 marzo, dove sarà presentato il libro La mia pianura vasta e sonora di Umberto Bellintani, e poi il 14 aprile un'altra Mantova di Vincenzo Corrado. Quindi questi sono gli altri due appuntamenti. Chiaramente quello che volevamo è farlo di presenza, però ecco, sapete che purtroppo in questo periodo non si può fare, anche perché in questo modo ne approfittavamo anche per presentare la nuova biblioteca di Marmirolo e quindi fare un'inaugurazione. Però stiamo cercando di farla da un anno a questa parte, però vabbè, aspettiamo tempi migliori per farlo. Detto ciò, quindi vi aspetto al prossimo appuntamento 31 marzo, sempre di mercoledì. Grazie a tutti per aver partecipato. Grazie, Gilberto. Da Buffalo.